Futuro In, la lista guidata da Paolo Gatti, è la prima a presentare i candidati in lizza alle prossime elezioni amministrative a Teramo, al fianco del candidato sindaco Carlo Antonetti. Beh, intanto propone 25 persone nuove, 7 che hanno già esperienza, e poi offre un contributo programmatico al candidato sindaco Antonetti, specificatamente su alcuni temi, che sono i temi della scuola, quindi dell'istruzione, dei servizi all'infanzia, delle politiche sociali, sulla ricostruzione, e poi complessivamente sul doveroso rilancio della città. Io credo che il nostro contributo programmatico sarà importante e credo anche quello elettorale. Siete stati tra i primi a convergere su Carlo Antonetti, come mai? Ma per lo spessore del candidato, che insomma, la candidatura di Carlo è una candidatura straordinaria, impensata e impensabile. Lo ringraziamo ancora di essersi messo a disposizione della città. Insomma, penso che sia un regalo, un atto di generosità, e noi l'abbiamo colto al volo. Come sarà la convivenza con le altre forze politiche? Dovrebbe essere buonissima, siamo tutti uniti da un obiettivo che è quello di restituire alla città un'amministrazione di livello, di spessore, che possa rimettere Teramo nel ruolo che le compete, ridarle una centralità sullo scenario provinciale e regionale che purtroppo negli ultimi anni ha chiaramente perduto. In lista ci sono diversi volti noti della politica teramana, ma anche imprenditori, dirigenti medici, funzionari, avvocati, studenti e giovani professionisti. Ho scelto Futuro In perché è una lista con una propria identità, una lista in cui avevo già degli amici, in cui mi sono trovato subito a mio agio, una lista in cui ho trovato un progetto reale per Teramo, un progetto per tornare, far tornare Teramo ad essere la città che è stata e la città che dovrebbe essere, una città con una propria identità, una città in cui i giovani possono tornare a sperare. I giovani in questa città hanno difficoltà ad inserirsi, a trovare un futuro. Teramo è una città in cui molti miei amici e coetanei hanno avuto difficoltà ad inserirsi lavorativamente e quindi dopo gli studi non sono tornati. Io ho combattuto per rimanere qui, anche se avendo vinto un concorso nelle Marche sarò costretto per un breve periodo ad andare via. È una città in cui c'è un bel da fare perché bisognerebbe capire come poter tornare a renderla attrattiva per i giovani e per il nostro futuro.